Buon caffè a tutti, buona mattinata a tutti, buon lunedì, giornata la più dura in assoluto. Ezio, buona giornata anche a te. Buona giornata a te Massimo, buona giornata e buona settimana a tutti gli amici di Juventus, una signora per due. Ezio, vogliamo farci un po' del male questa mattina, ricordare un po' di competizioni non vinte dalla Juventus. L'ultima, la Coppa che conta, risale al 1996, ma giustamente tu hai pubblicato un post riguardante altro, no? Ma io ho pubblicato un post celebrativo insomma, con una punta di forse anche di sarcasmo, perché appunto dal 26 novembre del 1996 che la Juventus non alza al cielo un trofeo importante. Tu ben sai che io considero come prioritari i trofei internazionali, segnatamente la UEFA Champions League e dopodiché in rigoroso ordine la Supercoppa europea e quella che adesso invece si chiama Coppa del Mondo per club, anziché con la vecchia dicitura di Coppa Intercontinentale. Beh, Ezio, io ti voglio provocare. Adesso, terminata questa sciagurata pausa mondiale, andremo in Europa League con squadre che comunque non ci aspettavamo di trovare in Europa League, eh? No, sarà un'Europa League con alcune squadre ricche di blasone, tradizione, come ad esempio, oltre ovviamente a Madama, il Manchester United e il Barcellona, tanto per ricordarne due. Sono squadre queste, direi che da qualche anno a questa parte, certamente più il Barcellona che la squadra inglese, che normalmente frequentano la Coppa europea più ambita anziché i quartieri più bassi, chiamiamoli così. E come la vedi questa sfida europea? Intanto, vabbè, so perfettamente che tu non l'avresti disputata, no? Cioè la trovi probabilmente una competizione di seconda categoria, di seconda fascia, però ci siamo. Come vedi questa Juve allo stato attuale proiettata in Europa League? Secondo te ci sono delle possibilità di andare avanti perché è d'obbligo a questo punto giocarsela bene, eh? Ma intanto ci sarà uno spareggio da giocare, perché non è ancora automaticamente come dire, squalificata a partecipare a quella competizione. Dovrà guadagnarsela. Non la vedo bene, Massimo, non la vedo bene perché a dispetto del miglioramento soprattutto di risultati maturato nell'ultimo mese di campionato, ove solo in un paio di circostanze, diciamo in un tempo e mezzo, quello contro l'Inter e contro la Lazio, contrappuntato da una maggior solidità di squadra, da una maggiore tenuta atletica, ma in termini di gioco per nulla convincenti, anche se tant'è che poi i gol alla fine, come sempre, sono maturati in contropiede. Non la vedo bene perché la proposta di gioco alla quale è costretta questa Juve è una proposta di gioco che nulla ha a che spartire con il cosiddetto calcio continentale, sia esso di prima fascia, o sia esso nella competizione minore. Anche perché, tra le altre cose, negli ultimi anni non è che la Juve sia stata estromessa dalla UEFA Champions League da squadroni di grandissimo calibro. È stata buttata fuori, e sempre malamente, da squadre che normalmente appartengono al rango appunto dell'Europa League. Quindi non
non intravedo, a meno che le cose non cambino radicalmente da gennaio in avanti, con una svolta copernicana a oggi totalmente imprevedibile, non capisco come e perché la Juve possa vincere quel trofeo, un trofeo che peraltro la cosa più accattivante che propone è la qualificazione diretta alla UEFA Champions League, ma che in termini economici offre veramente le briciole, potrà offrire qualche bel incasso da stadio qualora nel prosieguo della competizione, se la Juventus la svolgerà, arrivassero a Torino appunto il Barcellona o il Manchester United, e soprattutto propone di giocare il giovedì sera, che non è mai una bella, bella cosa. Per cui sì, è vero, io avrei preferito non giocarla. Questo è il mio pensiero, peraltro anche immalinconito dal ricordo di questa ricorrenza che ogni anno diventa sempre più triste. Perché è anche ragionevole chiedersi se mai torneremo a quei livelli. Diciamo che gli anni passati sono un po' troppi. Ricordo la storica Coppa UEFA vinta nel 77, se non ricordo male, no, Ezio, contro l'Atletico Bilbao. Ai tempi quella Coppa aveva una rilevanza internazionale importante, ora la corrispondente Europa League è classificata come Serie B. E aspettando un'ipotetica Superlega dove la Juventus secondo me in questo momento si piazzerebbe fra le ultime in classifica, se dovesse giocare una Superlega di quelle vere e serie, Ezio. Questa non è certamente una squadra che per come è strutturata attualmente, sia a livello societario che di panchina che di rosa, non è certamente un club che possa aspirare ai massimi livelli. Ed è vero, in una eventuale Superlega non sarebbe certamente competitiva, ma già solo il fatto di parteciparvi garantirebbe degli introiti estremamente importanti ai fini di poterla ritrovare, la competitività. Ed inoltre il confronto costante con i migliori consentirebbe sicuramente di migliorare, anche probabilmente di svoltare in termini di mentalità, perché soprattutto la mentalità che ha a dispetto a volte delle carenze tecniche e di conduzione che ha frenato il palmarès internazionale della Juventus. Io non sarei preoccupato del fatto che in una Superlega non si cominci subito per vincere, sarei invece preoccupato se ci si limitasse ad un piccolo cabotaggio di sopravvivenza con l'unico fine di interesse di incamerare quattrini. Questo sarebbe avvilente, però è anche vero e ritengo anche giusto che la Juventus debba alzare il naso e guardare ben oltre quelli che sono i ristretti confini delle competizioni territoriali che a mio avviso sono diventati veramente angusti e che comunque non determinano valori assoluti. Oggi tu puoi anche maravaldeggiare in Italia, il Napoli lo sta facendo anche belle figure in Europa, in funzione di un gioco certamente
non improntato a quella che è l'italica tradizione. Però occorre darsi una veste diversa, una veste meno provinciale, una veste più accattivante. Buon caffè a tutti, anche a te Ezio, buon lunedì, ci vediamo presto, iscrivetevi al canale. A risentirci, risentirci a tutti quanti, buon proseguimento di giornata, un gratino ad Olivia naturalmente.